La storia della città di Cosenza si mescola e sconfina spesso nel mito, e così le sue vicende restano sospese tra documenti e leggende, che ne arricchiscono il fascino. Indicata come la capitale della Calabria citeriore, è conosciuta per essere culla di cultura e d'arte. Il greco Strabone la ricorda come la metropoli e capitale dei Bretti. Conquistata dopo strenua resistenza dei Romani nel 272 a.C., ritorna nel mito con la morte del re Alarico, ed è alla leggendaria sepoltura col suo straordinario tesoro, in un punto non meglio identificato, lungo la confluenza tra i fiumi Crati e Busento. Terra di conquista. Il castello è testimonianza della dominazione normanno-sveva, succeduta tra le altre a quelle longobarde e bizantine. Da piazza 15 marzo, in un sol colpo d'occhio, si colgono i simboli della nobile storia di Cosenza. Nel centro della piazza campeggia il monumento al filosofo Bernardino Telesio, primo pensatore non aristotelico, i cui studi valsero alla città di Cosenza, grazie anche all'Accademia Cosentina, l'appellativo di Atene della Calabria. Tutto intorno si affacciano il Palazzo di Governo, il teatro di tradizione Alfonso Rendano, fiore all'occhiello dell'intera Calabria, con al lato la biblioteca e il museo civico. Sempre dalla piazza si accede alla Villa Vecchia, il giardino comunale della città, sito di numerose manifestazioni, come la Festa delle Invasioni, 10 giorni di concerti con artisti come Lou Reed o Patti Smith, e stand e mostre culturali. Imboccando Corso Telesio, che si insinua tra palazzi nobiliari e antichi spiazzi, si giunge all'imponente Duomo, di gusto romanico, esempio dell'importanza della città durante la dominazione sveva, con all'interno la cappella della Madonna del Pilerio. Altro edificio sacro molto caro ai cosentini è la chiesa di San Francesco d'Assisi, un imponente monastero con chiostro quattrocentesco. A nord del fiume Crati, in corso Plebiscito, si erge la chiesa di San Francesco di Paola, risalente al XVI secolo, sede di importanti manifestazioni durante il cinquecentenario della morte del santo. Nella piazza intitolata Tommaso Campanella, punto cruciale in cui la città antica si congiunge a quella moderna, si trova la chiesa di San Domenico, edificata nel 400. Cosenza la Dotta annovera tesori d'arte di inestimabile valore, molti dei quali raccolti nella Galleria Nazionale, aperta a Palazzo Arnone, nel quale sono esposte opere di artisti del calibro di Mattia Preti e di Luca Giordano, nonché uno dei gioielli della Cosenza Sacra, ossia la stauroteca donata alla città da Federico II di Svevia. Una vera galleria d'arte a cielo aperto è il MAP, un'esposizione di sculture donate alla città da Carlo Bilotti, uno dei collezionisti più importanti del mondo, che prende il via da piazza 11 Settembre e termina in piazza Bilotti. In questa zona della città, vero salotto dei cosentini, sono collocati i bronzi di Sacia Sosno, la grande bagnante di Emilio Greco, San Giorgio e il Drago di Salvatore Dalì, Ettore Andromaca di Giorgio di Chirico, il Cardinale di Giacomo Manzù, Lupo della Silla di Mimmo Rotella, i quattro paracarri, la bifrontale di Pietro Consagra. Poco fuori dal centro urbano troviamo l'area eretta nel vallone di Rovito, a ricordo imperituro dei moti insurrezionali culminati nel territorio cosentino col sacrificio della spedizione guidata dai fratelli Bandiera nel luglio 1844.